Troppo pesante. Per me abbiamo giocato troppo bene. La prima riflessione è che giocare così bene e prendere 4 gol vuol dire che non c'è stata quella cattiveria che in altre partite abbiamo avuto. Cioè, loro hanno fatto 4 tiri, 4 gol. Noi abbiamo tirato 15 volte verso lo specchio della porta, 8-9 calci d'angolo addirittura nel primo tempo, 4 volte tirato Spinazzola al terzino, 2 volte Lanzafame. Loro hanno sfruttato i nostri errori, perché i gol sono stati tutti piccole disattenzioni nostre. Evidentemente la ricerca continua di questo bel gioco che ormai l'abbiamo trovato, ha fatto sì che abbiamo perso un po' quella cattiveria che nelle altre 15 partite avevamo avuto. Oggi chi non ha visto la partita può dire il Novara ha dominato. Io sarei già stato scontento del 2-2, vi dico la verità. Poi sono contento di aver perso 4-1, perché così fa riflettere me stesso, i giocatori, che è vero che abbiamo migliorato. Forse oggi è stata una delle più belle partite del gioco, nonostante eravamo in emergenza, quindi vuol dire che il lavoro è buono, però io non sono contento, perché poi 4 tiri così facili da dare non li dobbiamo dare. Ecco, a questo proposito possiamo dire giornata storta dei due difensori centrali o del reparto, oppure la capacità degli avversari di insomma, su una giornata... Sì, di quelle situazioni lì i miei difensori le leggono molto bene. Oggi sinceramente oggi forse è la prima partita che la fase difensiva ha patito. Ha patito, i due centrali si sono fatti attirare forse troppo dalla palla. Secondo me nel terzo gol, quando avevamo la partita in mano da riprendere, perché abbiamo avuto due occasioni per fare il 2-2, c'è stata una palla buttata al centro rispetto al portiere, ci fosse stato uno dei miei che è andato sulla palla. Quindi vuol dire che abbiamo guardato troppo all'estetica. E io sono contento che giochiamo bene, perché io sono il primo che vado alla ricerca del gioco. Però non bisogna dimenticarsi che poi il calcio è anche concretezza, cattiveria e leggere le situazioni. Perché ho detto, loro hanno fatto 4 tiri. E chi non vede la partita oggi avrà detto, il Novara ha dominato il Perugia. Invece è il contrario, il Perugia ha dominato il Novara, però hanno vinto loro e questo mi dispiace, perché poi i risultati, vedete, sono particolari. Il Bari perde a Modena, dove noi avevamo vinto, il Cesena fa fatica col Trapani, è un campionato difficile. Noi siamo sulla strada buona, vi dico, abbiamo trovato ormai un gioco veramente importante, però bisogna scordarsi anche che l'estetica serve, ma fino a un certo punto, qualche volta serve anche la concretezza. Sempre sui difensori o anche su altri giocatori, a me mi sono sembrati alcuni un po' stanchi, nel senso anche mentalmente, nel senso di... No, stanchi no, perché poi vedi che il secondo tempo abbiamo fatto 25 minuti di grande intensità, l'abbiamo schiacciato molto bene, abbiamo avuto due palle con Parigini ad andare sul 2-2, Dorolei che ha voluto tirare invece la doveva rimettere indietro. Secondo me stanchi... Non è fatto mentalmente di... Mentalmente, secondo, non vorrei la parola che vorrei dire, appagati. Qualche volta si è appagati perché l'estetica sopravvale la concretezza. La società di adesso è più apparenza che concretezza, no? Quindi se giochi bene, perché oggi siamo usciti fra gli applausi, più forse che con la vittoria con Lanciano, che forse più con la vittoria che col Modena. Perché è stata bella il Perugia, però a me non mi piace, io voglio vincere. Voglio continuare sulla strada del gioco, ma voglio vedere anche quello che avevamo prima, che per tirare in porta devono soffrire di più. È vero che hanno tirato solo 4 volte, ma i 4 tiri di loro sono stati semplici, che per noi non era nelle nostre corde. Il quarto gol, stop, mira, aspetta e poi va a farti. E non è la nonna mia squadra questa. Poi io ho detto che hanno fatto una grandissima partita, li ho elogiati sul piano del gioco, su altre cose avevo già detto cosa abbiamo sbagliato e domattina ci lavoriamo, domani pomeriggio. Ma non è un dramma, questo, anzi, è meglio aver perso 4-1 oggi. Sinistra.